E caccia all'uomo in Francia. Dopo l'arresto di Danish, l'obiettivo è ora Nomanu Lhaka, uno dei 5 indagati. Tutti gli altri sono stati localizzati. I genitori sono riusciti a tornare in Pakistan dove sarebbero stati identificati. Ikram, l'altro cugino, è in carcere a Reggio Emilia. Danish, lo zio, è detenuto in Francia in attesa di estradizione. Manca solo lui, Nomanu Lhaka. Gli inquirenti ritengono possa stare a Parigi ed è qui che ieri sera sono arrivati i carabinieri italiani per confrontarsi con i colleghi francesi e per interrogare le persone che erano a casa con Danish. Loro potrebbero fornire degli elementi decisivi per la cattura dell'ultimo degli indagati. Secondo gli atti della procura, Nomanu Lhaka, come l'altro cugino Ikram, avrebbe non solo partecipato agli atti preparatori al successivo occultamento del corpo di Saman, scavando la buca dove sarebbe stato gettato il corpo il giorno dopo, ma avrebbe anche aiutato Danish ad ucciderla, bloccandola. Anche lui scappa da Novellara pochi giorni dopo la scomparsa di Saman. Lo fa insieme a Ikram, che però viene arrestato in Francia. Lui, Nomanu Lhaka, riesce invece a farla franca. Riesce a deludere i controlli e a far perdere le sue tracce. Secondo gli inquirenti, potrebbe stare anche lui come Danish a Parigi, dove avrebbe goduto della protezione di alcuni suoi connazionali. Ma ora il cerchio si stringe e sono in molti a pensare che la sua cattura sia questione di giorni, forse di ore. E dunque si cerca un quinto familiare di Saman che avrebbe collaborato all'uccisione della ragazza. Stefano Buttafuoco, quali sono le notizie dell'ultima ora? Ecco, la notizia fondamentale, molto importante, più di un'indiscrezione, è che le ricerche starebbero per essere riprese. E dove? Proprio qui, in questo punto dove mi trovo. Siamo praticamente a nord di Novellara, ecco, potete vedere, sono quelle case lì alle mie spalle. E dall'altra parte c'è invece Guastalla. È una zona agricola caratterizzata da diversi canali irrigui, ecco, come questo. E qual è l'ipotesi degli inquirenti? È che proprio all'interno di uno di questi canali possa essere gettato il corpo di Samana. Sono canali che prendono l'acqua dal vicino Po durante il mese di marzo e poi verso ottobre, quindi tra pochi giorni saranno svuotati, e gli inquirenti confidano che nel momento in cui il livello di questi canali possa scendere, qualche oggetto, qualche indizio che fa riferimento a Samana possa essere scoperto. E poi, Alberto, come puoi vedere, questa è una zona facilmente raggiungibile, sta a circa 2 chilometri in linea d'aria rispetto all'azienda dove stavano i genitori di Samana, dove è stata presumibilmente uccisa Saman, e si raggiunge attraverso queste strade bianche, si chiamano strade sterrate, ecco, puoi vedere, strade in cui non ci sono peraltro telecamere di sorveglianza e dove effettivamente qualcuno potrebbe essere venuto qui senza il rischio di farsi vedere da nessuno. Roberta Bruzzone, cosa vuol dire questa informazione che ci hanno inviato, cioè che riprendono le ricerche, che ricordiamo sono interrotte? È una buona notizia che riprendano le ricerche. Quella zona evidentemente non è ancora stata battuta, ora approfittano anche della circostanza che questi canali verranno svuotati o comunque si abbasserà il livello dell'acqua, e quindi giustamente perlustrano anche questa zona. Io però continuo a essere poco ottimista sul fatto che possa essere così vicina all'abitazione dei genitori. Tu pensi che sia stato occultato? Hanno avuto tempo per organizzare il tutto, l'omicidio ma anche la parte dell'occultamento. Abbiamo a che fare con soggetti molto scaltri, quindi che sia così vicino a casa mi pare improbabile. Allora, torneremo su questo. Grazie Roberta Bruzzone. Domani, come vi ho detto, una giornata importante. Capiremo se e quando lo zio Danish, il responsabile presunto materiale dell'omicidio della ragazza, sarà estradato in Italia e quindi a quel punto potrà fornire informazioni importanti sulla sparizione e l'omicidio della giovane. Grazie ai nostri inviati.